L'acqua, problema numero uno di Napoli e della Campania. La vera soluzione ha inizio oggi, presenti il ministro Campilli, un gruppo di parlamentari campani, il presidente e il direttore della cassa per il mezzogiorno. Ecco il piano. Questo acquedotto trasferirà dal versante adriatico al tirrenico le sorgenti del Biferno. Utilizzerà quelle del Torano. Nei cantieri di Carzano, Caserta, la mina è sistemata. Campilli stabilisce il contatto. Aperto il primo metro di galleria dell'acquedotto. Per ultimarlo occorreranno 23 miliardi. 3 milioni di abitanti a Napoli e in 132 comuni riceveranno giornalmente 700.000 metri cubi di acqua. Stessa Urunca e possiamo continuare il nostro bollettino di buone notizie. Con l'inaugurazione del rivolo d'Auria e un più adeguato regime idrico sarà moltiplicata la proverbiale fecondità di queste terre. In provincia di Avellino si sistemano i fianchi dei colli e dei monti, terrazze belle a vedersi ma più ancora promettenti. Dove ieri minacciava o rotolava la frana, stormiranno i boschi. Rifare la terra vegetativa dove è corrosa, dissetarla dove è asciutta. Ecco una delle prime esigenze della questione meridionale. Si sta affrontandola con soluzioni simultanee. Qui siamo in Puglia. Si lavora alla sistemazione del fiume Bradano. La diga di San Giuliano si alzerà di 43 metri sul piano di fondazione. Nascerà un bacino di 7 km per 1,5, che rappresenterà la rinascita agricola di migliaia di ettari lungo il fiume e nella piana di Metaponto.